cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Il 4 ottobre ci riporta al ricordo straordinario di San Francesco, patrono d'Italia, fondatore dei monaci francescani, dei cappuccini, grande figura che ha saputo, in un tempo in cui l'eresia tentava di scuotere la Chiesa, mostrare un volto che i discepoli di Gesù potevano avere come riferimento costante. Proviamo ad ascoltare chi ha steso la liturgia ambrosiana, quale Vangelo ha scelto per poter commentare e riflettere sulla vicenda di questo santo che noi tutti ben conosciamo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Ora sta a noi riflettere se siamo capaci di avere la stessa semplicità, lo stesso cuore libero, la stessa capacità di andare nel momento della fatica a ristorarci presso il Cristo. È questa la strada che Francesco, patrono d'Italia, ci mostra. Che il Signore ci aiuti ad avere e a ricercare sempre la semplicità del cuore. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Senza trovare, io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia è mia difesa, sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi, la mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato, nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore.